Cos'è la casa? La casa per me è il posto dove vivi tu e la tua famiglia. Cos'è per te un bambino? Un bambino? Un bambino, bella domanda. Un bambino è come un seme che... che noi tutti dobbiamo coltivare per fare in modo che a sua volta diventi grande. Cos'è il tipo di felicità? È un simbolo, è una dichiarazione di impegno nei confronti di tutti quei bambini che non hanno una famiglia. Io lo porto perché mi ricorda che ci sono tanti bambini abbandonati. Ma mi ricorda anche che ci sono tante famiglie felici di occuparsi di loro. Il Chicco di Felicità è disponibile nei negozi Chicco di tutta Italia. Indossalo, regalalo anche tu e aiuta tanti bambini a trovare una famiglia. Chicco, dove c'è un bambino? Attraverso il supporto alla Fondazione Aiutare i Bambini con il progetto Happiness Goes from Heart to Heart per la cura delle cardiopatie infantili. La scelta di questa causa è frutto della nostra volontà di arrivare laddove c'è maggiore necessità e bisogno, e in questo caso è la vita stessa ad essere messa in pericolo. Oggi siamo qui in Cambogia, all'ospedale pediatrico di Siem Reap, e desideriamo condividere con voi tutta l'emozione di questa esperienza unica e diretta sul campo, resa possibile grazie all'impegno di 9 delle nostre filiali, UK, Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Russia, Stati Uniti, Argentina e Brasile, tutti uniti intorno a questa causa. Per noi questo non vuole essere un punto di arrivo, perché sappiamo che insieme potremmo fare tanto, perché la felicità è un sentimento che può essere donato e trasmesso di cuore a cuore. Ecco, questa è l'equipe che praticamente era composta da una serie di medici italiani, argentini e inglesi. Stasera Lucid è stata una serata all'insegna del sociale, della solidarietà. In questo momento, secondo lei, che situazione c'è? È una situazione di gente che da un certo punto di vista fa molta fatica, per cui bisogna sempre di più mettere al centro la persona umana nella sua concretezza e capire i bisogni. Ecco, una serata come queste aiutano in qualche modo a capire il bisogno della persona e a concretizzarla. Ecco, da tutti i punti di vista abbiamo bisogno sempre di più di mettere al centro la persona umana. Ecco, qual è il messaggio che si vuole trasmettere, ecco, con una serata così? Una serata molto, molto bella, perché una vera imprenditrice, questa famiglia fantastica, la famiglia Catelli Arzana, ha fatto delle cose stupende negli ultimi 10 anni con una visione a metà fra il business, la necessità di promuovere la propria marca, e la filantropia e il mecenatismo più sano e più corretto. Abbiamo sentito una visione molto particolare di un'imprenditrice che vuole dare, e vuole dare bene, vuole dare in maniera intelligente, e questo fa bene a tutti. Grazie. Cosa ci aspettiamo per la prossima? Il professor Tremonti, quindi sarà una serata veramente vivace, credo. E anche per la nostra azienda avere l'opportunità di raccontare tutto quello che facciamo ogni giorno per appunto alimentare questo senso di responsabilità che sentiamo molto forte. Lui mi ha introdotta prima brevemente. Io sono Francesca, sono la figlia del fondatore del gruppo Arzana, del Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli. Siamo 3 figli, Enrico, Michele e Dio. Il gruppo, appunto, come dicevo, si chiama Arzana, che è un acronimo, articoli sanitari e affini, ed è un'azienda multinazionale con un grande cuore italiano. Pochi numeri per inquadrare le dimensioni: 1 miliardo 400 milioni di euro di fatturato, oltre il 55% di questo fatturato viene sviluppato fuori dall'Italia. Questo teniamo a specificarlo perché è un errore, proprio per lei, della nostra impresa.
Circa 7.000 sono i dipendenti impiegati all'interno del gruppo. Abbiamo una grossa attitudine alla produzione, abbiamo oltre 6 stabilimenti produttivi, 12 filiali ci rappresentano nel mondo e siamo, in particolar modo il brand Chicco, è distribuito in oltre 120 paesi al mondo, quindi un'impresa multinazionale, diciamo con un grande cuore italiano, ma con una grande anche apertura internazionale. All'interno dell'impresa, come anticipava Grimaldo, io ho avuto occasione di fare diverse esperienze, ho seguito la parte dei peli, come diceva lui, ho gestito la comunicazione, l'impresa, e oggi da 4 anni circa mi sono deciso di focalizzarmi appunto nell'impegno sociale. La governance della nostra impresa è molto semplice, nel senso che c'è un consiglio di amministrazione che è composto da noi 3 fratelli più una serie di figure esterne. La guida operativa è affidata al dottor Claudio De Conto, che è il nostro amministratore delegato, noi azionisti, diciamo, ognuno di noi si è ritagliato all'interno del gruppo un ruolo operativo. Presidente è Michele Catelli, che è il secondo di noi fratelli. Allora, vi ho raccontato brevemente chi siamo, magari passiamo un attimo alla storia, nel senso che il nostro papà nasce sul confine, diciamo, tra Congo e la Svizzera, eliminato dopo guerra nel 1920, e nello spazio della vita, della sua vita, diciamo, che ha dedicato con un impegno che è sicuramente fonte di, diciamo, di ispirazione per noi anche per il management, ha creato, oltre alla corporate che appunto è Arzana, articoli sanitari e affini, una serie di marchi che noi dividiamo di fatto in 2 aree di business. La prima è quella del bambino, quindi quella che si rivolge ai bambini con target 0-3 anni, con il marchio Chicco, dove c'è un bambino, e prenatal. Chicco nasce, proprio il nickname, diciamo, di mio fratello maggiore, quindi nasce con lui nel 1958, nasce con questo nome fortunato, ha firmato migliaia di prodotti, tante campagne pubblicitarie, è un nome molto evocativo, in spagnolo Chicco vuol dire Chicco, bambino, in francese è un nome, diciamo, che è nato sotto una buona stella. Nel 96 acquisiamo dal gruppo Printemps La Redoute il marchio Prenatal, che completa, diciamo, l'esperienza nel mondo baby care, nel senso che affianca a Chicco, che è un brand essenzialmente di prodotto, una catena internazionale di negozi, appunto, che si rivolgono a mamme, a genitori con bambini fino all'età prescolare. E questo devo dire che è stato un grande arricchimento per il nostro gruppo, perché ovviamente ci ha dato l'opportunità di vedere, diciamo, il mercato da un altro punto di vista.